Allora, perché non si dorme? Brutto per tutto, non si può dormire. Sono nuovamente i residenti esasperati della centralissima piazza della Badia a denunciare quanto accade qui ogni fine settimana e a chiedere di essere ascoltati anche tramite una lettera inviata al comune di Arezzo. Come si presenta il sabato mattina questa piazza? Male, meno male c'è l'AISA che arriva presto e ripuliscono tutto. Abuso di alcol, schiamazzi sino all'alba e le strade che si trasformano in bagni a cielo aperto. È ancora questo il racconto che arriva dai residenti della zona, la piazza della Badia, via del Saracino, da via De Pecori a via Saffi, dove tra l'altro sono presenti alcune strutture ricettive. I clienti cosa dicono? I clienti quando c'è la mattina parecchio va via senza che pagare. Una residente ha così preso carta e penna e scritto una lettera al sindaco a nome del comitato Spazi al Centro. Durante gli altri giorni è una zona tranquilla, e quindi insomma non ci si può lamentare. Il venerdì e sabato... Questi ragazzi che non hanno limite. Il problema, secondo i residenti, si sarebbe aggravato in quest'ultimo periodo, complice la maxi area pedonale nel centro storico di Arezzo, iniziata tra l'altro in piazza della Badia tra zuffe e denunce. Un'istantanea, quella scattata dal comitato, non condivisa però da tutti. Ci sono tanti ragazzi che si ritrovano fra amici, fine settimana, si bevono una cosa insieme e fanno due chiacchiere. Come ho sempre detto, la confusione altro non è che come io sto parlando ora con questo microfono, lo moltiplichiamo per 500 persone, un pochino di vociare c'è. Alle 2 i bar chiudono, alle 2:10 già non c'è praticamente nessuno.